Passo direttamente all'applicazione della frase. E si vede che non si è andato su internet. Oh, questo è quello che ha fatto proprio. Quello che ti ha fatto commuovere. Io. Cara sorellina, io per trovare un regalo perfetto per te, ma credo sia impossibile perché tu sei inaccontentabile. Vuoi sempre le cose più grosse. Ma senti qua, ma che cavolo dici per tu, niente, ne sta scritto tutta sta roba. Trovare il regalo più bello di quello che tu doni a me è impossibile, perché tu vai alla ricerca delle cose più costose e più lussuose. Io non ho tanti soldi per farti qualche regalo. Tutto questo scritto in quel bigliettino. Quindi, ma che sto il dicendo regalo, io? Il tuo sorriso. Firmato Chianca. Chiara, scusa. Leggilo bene, ma dai. Vorrei poter trovare un regalo perfetto per te. Se è possibile, trovare il regalo più bello di quello che tu doni a me, il tuo sorriso. Madonna, che bello! Bugia, non hai letto la seconda volta. E come hai fatto a scrivere tutte quelle parole che sono pezzette del se caso? Immaginassi il mondo come un prato fiorito, non potrebbe esserci fiore più bello di te. Che bello! Cioè, mi sa che sono le frasi un po' prese. È chiaro. No, è chiaro. No, le ho scritte io. Ma questo è fondente. Vai. È fatto il nuovo di Pasqua. No, poverino. Sì, vai, ma cioccolato. Vai. Siamo già sciamorati. Ma benissimo. Aspira come? È amaro. La riconosci? No. Ma tu l'hai andata, il cioccolato sta mangiando. Girasole. Girasole. Quello che abbiamo visto.